Intanto saluto in studio, vi dicevo che parlavamo di cinema, Giovanni Bellante, presidente Centro Studi Agorà, ancora Emilio Rofino, regista, e poi Carmelo Sclafani, attore. Parliamo di cinema, ho detto. Cominciamo subito col sentire Emilio Rofino. Buonasera Emilio, regista di un film che si intitola La spiaggia fantasma. La spiaggia fantasma, di cosa stiamo parlando, Emilio? Stiamo parlando di 11 chilometri di costa, 11 chilometri di costa dimenticati da 50 anni nell'ormai chiamate periferie palermitane, ma in realtà erano delle borgate veramente floride fino agli anni 50, dove c'era un ottimo sia commercio sia un business legato a ristoranti, spazi balneari, quindi come si chiamano? Dei lidi, sì, certo. E che in questo momento invece è un momento di grande depressione. Le cause sono molte in realtà. Una delle prime è sicuramente quella del sacco di Palermo, in cui fabbricidi di varia natura sono stati scaricati, hanno allontanato il mare dalla città, quindi allontanato il mare dai cittadini. Questo film in qualche modo vuole parlare di questa brutta storia, ma anche vuole guardare al futuro con qualche speranza, dando la parola alle nuove generazioni che hanno scritto, recitato e anche gestito dal punto di vista tecnico il film, cioè hanno avuto i ruoli principali come scenografia, fotografia, trucco, costumi, tutti i ragazzi chiaramente di queste borgate marinare. Sette Cannoli, Romagnolo, soprattutto Romagnolo, Sette Cannoli, ma anche Brancaccio e Sperone. Certo, è effettivamente un posto che un tempo era motivo di gioia, di posto ludico, trasformato oggi veramente in un posto quasi irriconoscibile da questo punto di vista. Giovanni Bellante, che è il presidente del centro Studi Agorà, invece un po' potrebbe rappresentare la memoria storica di un posto così. In effetti, presidente, questo posto, questi 11 chilometri di territorio hanno subito veramente per certi versi anche dei saccheggi, dei vandalismi atroci. Certo, hanno subito qualcosa che è triste parlarne, perché il mare che non c'è. Palermo, città di mare, 11 chilometri di costa abbandonati dove c'è sfabbriciti della qualsiasi natura. E ricordiamoci che c'è anche la taverna del Tiro, dove i Florio andavano a cacciare le lonari cosiddette, quando arrivavano dal mare e si mettevano con i fucili a cacciare la selvaggina che veniva da lontano. Anche questo posto orrendo, ma comunque il posto è molto salvo e molto bello. Ora il mare dista circa un chilometro dalla taverna del Tiro. C'è il sacco di Palermo, è stato buttato tutto su Sette Cannoni. C'è una cosa assurda. Cioè, vi ricordate, c'era anche la vecchia vetreria Florio, il ristorante Spanò, dove la pasta con le sarde è venuta poi esportata in tutto il mondo dal ristorante Spanò e diventò famoso dove andiamo da Spanò. È vero. Cioè, la cosa bella di questo quartiere, che è bello perché era un quartiere, diciamo, che si dedicava all'agricoltura, alla pesca, era il serbatoio della città di Palermo. Ora è un dormitorio. Non c'è nulla. Tra l'altro, tristemente, presidente, in questa città si fa presto a far diventare posti meravigliosi in posti squallidi, perché che non me ne vogliano gli abitanti della zona, però in realtà con un certo rammarico percorro questi chilometri ogni qualvolta mi capita di uscire dalla città e rimango esterrefatto e penso a come potrebbe essere invece piena di lidi, di gente che comunque veramente si diverte in un posto così, perché 11 chilometri di costa sono davvero tantissimo. Le posso assicurare che il quartiere Sette Cannoli è fatta di Brancaccio, Ciaculli, Croce Verde Giardini, Sperone. Era una cittadina bellissima. Io sono stato diciamo un impiegato comunale che ho lavorato per circa 30 anni al quartiere Sette Cannoli ed è fatta di bella gente veramente. Non c'è dubbio. Dove ancora si vive il contatto umano. Lei se scende per quel quartiere, lei sente il palpitare della gente, perché è veramente una città, una bella realtà. Io vorrei raccontare un aneddoto. Io per molti anni, dico insomma, io sono ormai vicino agli Anta, quelli ancora più grandi, diciamo francamente, e ho lavorato facendo tra l'altro il piazzista per una nota azienda di latticini, e frequentavo quella borgata punto vendita per punto vendita, perché distribuivo latticini. Devo dirle che
ho incontrato, mi ricordo ad esempio, non so se sono ancora tra noi, ma insomma erano le persone squisite, i Fanale, che erano delle persone che stavano lì con una piccola bottega, credo il figlio ci sia ancora. E ricordo la, come dice lei, la genuinità di queste persone, per cui quando la sento parlare in questo modo non faccio altro che ricordare dei momenti molto positivi, devo dirle. No, io sono entusiasta di quella gente. E poi vorrei dire al nostro sindaco: caro sindaco, abbiamo 50.000 abitanti là, sono 70.000 con le scuole. Un piccolo paese. È una piccola città. Aiutaci perché so che tu vuoi fare qualcosa per quella zona. Falla. Va bene, noi facciamo un attimo di pausa, poi sentiremo anche Carmelo Sclafani, naturalmente attore di questo film. Mi farò raccontare, avrò il piacere di capire anche da lui direttamente come è stato cimentarsi in questo ruolo, magari sentendo anche Emilio, che naturalmente da regista è chiaro che sta lì, insomma, un po' coordinare il tutto. Tutto questo qui su Action tra poco. Sono intanto le 18:42. Se volete contattarci, scrivete a diretta@action101.it. Radio Action. The stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now. Hello.
presenta Eric Clapton con Change the World alle 18:45. Stiamo parlando di cinema, parliamo di questo film che si chiama, si intitola La spiaggia fantasma, per un progetto che vede protagonisti il territorio palermitano. Nella fattispecie parliamo di un territorio che si estende per 11 chilometri, parliamo di Romagnolo, parliamo di tutta una zona che comunque un tempo è stata teatro di questa città in maniera meravigliosa, perché appunto, come ricordava poc'anzi Giovanni Bellante, presidente del Centro Studi Agorà, ma anche Emilio Orofino, regista di questo film, insomma erano dei posti davvero godibilissimi. In questo film, naturalmente, in ogni film che si rispetti ci sono degli attori, e nella fattispecie in studio con me c'è Carmelo Sclafani, che è un ragazzo che saluto. Ciao Carmelo, ben trovato. Buonasera. Carmelo Sclafani è uno dei 12 ragazzi che hanno preso parte come attori non professionisti, chiaramente, come ci dicevi a microfoni spenti, di questo film. Cosa avete fatto, Carmelo, in questo film? Sì, inizialmente ci siamo preparati, appunto, vi ho scritto un copione, una sceneggiatura quindi anche abbastanza ampia, articolata grazie alla formazione del regista Emilio Rofino, insieme all'organizzazione di Gallonico e Irene Pizzo. Quindi non essendo professionisti, non avendo mai girato un audiovisivo, inizialmente abbiamo riscontrato anche abbastanza difficoltà anche nelle parti, nella recitazione, metterci nella parte anche stessa che dovevamo girare nel film. L'esperienza comunque è stata molto bella. Poi abbiamo visto. Quanto è durata le riprese, tutto quanto? Circa 10 giorni. 8-10 giorni di riprese, più tutta la formazione, sono stati tanti giorni presente al film. Comunque è stata una grande, bella esperienza, perché ne abbiamo visti i risultati. Sabato sera c'è stata la prima proiezione del film al Cinema Dante. Comunque è stata un successo. Siamo emozionati a vederti sullo schermo. Ah sì, diciamo che è stato molto bello anche rivivere quei momenti. Senti, 12 ragazzi che comunque sono del territorio, del quartiere. Diamo un po' una piccola trama. Si incontrano e per caso si trovano a guardare una vecchia foto. Si incontrano e per caso guardano una vecchia foto e anche diversi quadri che appunto fanno vedere un po' com'era tutta la zona, il litorale che va appunto da Sant'Erasmo oggi a Villa Abate, e che comunque prima era forse davvero bellissima, appunto i vecchi bagni Virzì o Bagni Italia, e appunto ci siamo soffermati un po' a riflettere su questo. Poi nel film stesso andiamo con i nostri occhi a renderci conto di quello che c'è oggi. Oggi c'è soltanto un grande degrado di quello che appunto era una volta una cosa davvero, davvero grande per Palermo. Comunque Palermo, il mare, la Sicilia, siamo uno dei golfi più grandi, forse. Le isole più belle, indubbiamente. Va bene, Carmelo, facciamo un'altra pausa, poi ci sentiamo per il rush finale e concluderemo risentendo il presidente Giovanni Bellante e poi il regista Emilio Orofino, giovanissimo, che si è calato nel fare la regia a questo film, che ha naturalmente una matrice storica, indubbiamente, insomma, quella di raccontare un po' il territorio com'era, ma soprattutto credo anche un parallelismo con quello che poi è, insomma, l'attualità, quindi il vivere oggi una zona come questa. 19:05, buon rientro a casa, siete in macchina in questo momento e state andando verso casa, e non vi inalberate troppo con chi sta davanti con l'auto, insomma, se il semaforo è rosso vi fa dannare, lasciate stare, c'è la musica di Action, soprattutto le nostre chiacchiere in questo momento che vi fanno compagnia. Stiamo chiudendo il cerchio con i nostri ospiti, in studio c'è Giovanni Bellante, presidente del Centro Studi Agorà, ancora Emilio Orofino, regista, poi Carmelo Sclafani, che è attore di, insieme ad altri 11 suoi compagni di questo film, e in studio saluto anche Mara Geraci, che è collaboratrice al progetto e che ci dice anche un po' questo progetto come nasce. Allora, è un progetto finanziato dall'assessorato regionale alla famiglia, e ne hanno fatto parte 13 enti, di cui l'associazione Agorà è ente capofila. Sono parrocchie, sono scuole, sono associazioni e cooperative sociali, ciascuna delle quali ha realizzato dei laboratori con dei ragazzi dai 13 ai 26 anni,
che quindi hanno realizzato dei veri e propri laboratori didattici, ludici, ma comunque formativi da un punto di vista sociale, perché sono stati appunto come dire, sono stati protagonisti questi ragazzi che non avrebbero avuto altro che la strada piuttosto. Esatto. Questo mi sembra il tessuto connettivo migliore di una città che insomma poi fondamentalmente ci abbiamo provato e ci siamo riusciti. Esprime, e questo naturalmente va, vi ha fatto un plauso, perché certe volte in una città come Palermo, che naturalmente offre tantissimo, è difficile anche lavorare in un certo modo, perché insomma si incontrano anche burocraticamente degli ostacoli davvero niente male. Le ultime due cose al volo ad Emilio Orofino: che esperienza è stata questa qui di un film comunque quasi documentario ma con dei protagonisti? Cosa è rimasto in una battuta? Ma è stata sicuramente un'esperienza sperimentale, cioè di cinema sperimentale non si parla quasi mai di cinema sperimentale, però questo è sicuramente il caso. È stata una fusione perfetta tra stili di artisti che hanno partecipato gratuitamente, emozionati e attratti da questo progetto, e lo stile soprattutto inedito di questi ragazzi che per la prima volta con grande responsabilità hanno deciso non solo di parlare, di raccontare una storia, ma soprattutto di riuscire a realizzarla, che non è poco. Dove si potrà vedere questo film? Abbiamo fatto questa proiezione al Dante sabato scorso, siamo stati invitati sicuramente a un festival al Cinema de Seta, ai Cantieri Culturali della Zissa, penso intorno ad aprile o marzo, ancora non è chiaro, e poi insomma chiunque è disposto a proiettarlo, insomma basta che ci contatti e noi insomma, cerchiamo. Un contatto di... lo vogliamo dare? Un contatto, beh, sicuramente l'associazione Centro Studi Agorà, altrimenti Emilio Orofino, cercatemi su Facebook, ovunque insomma. Benedetti Social Network, va bene, grazie Emilio per il tuo contatto. Presidente, una battuta in chiusura di trasmissione, insomma è stata un'esperienza notevole. Notevole e bella, e mi auguro che questa esperienza faccia sì che molti aderiscono a questo patto di far rinascere il mare a Sette Cannoni. Che mi sembra una cosa insomma. E non più il mare fantasma, ma gli spagnoli la chiamavano la Baia degli Angeli. Di quanto era bello. Va bene, perfetto, grazie mille, grazie per averci raccontato tutto questo, grazie a Carmelo Strafani, attore, grazie al presidente Giovanni Bellante, grazie ad Emilio Orofino e a Mara Geraci, che ci ha raccontato anche, come dire, anche una giustamente i credits finali di questa operazione. Noi ci sentiamo domani, tra poco arriva Minutella con Minutella alla radio, grazie di Gerelax, alla prossima, ciao. Radio Action.